Eccoci in diretta, ragazzi. Buonasera. Ditemi subito se ci sono problemi di volume. Io sono il Teo Crackapar, siamo alla quinta puntata della Botteguccia dei Sigilli. Problemi di volume perché abbiamo sostituito i simpatici impianti del demonio tecnologico e del demonio è abbastanza degno di nota stasera. Fare il nome perché la puntata di stasera verterà su Demonologia 1. Questo perché ovviamente ve ne dovrete aspettare una porzione numero 2. Questa sera introduciamo l'argomento, parleremo dell'origine, del perché ci sono, chi sono, quanti sono, se è giusta l'interpretazione che ne viene data e poi ovviamente parleremo anche delle cose un pochettino più grasse. Quelle cose più divertenti, tipo le caratteristiche, le gerarchie, l'evocazione, l'invocazione, insomma, parleremo di tutte queste cose. Demonologia 1, la botteguccia dei sigilli, la sigla breve e incominciamo. Oh, eccoci qua. Sigarettina e partiamo, ragazzi. Questa sera è una puntata in cui andremo ad analizzare qualcosa che normalmente viene considerato un argomento, io direi oramai neanche troppo tabù. È un argomento che anzi viene considerato un argomento quasi di divertimento. Il problema è che nella maggior parte dei casi, secondo me, con tutta l'umiltà possibile, è un argomento estremamente misconosciuto, soprattutto in termini di origini, per quanto concerne tutti i nostri amici o nemici demoni, e contemporaneamente un argomento che viene trattato, secondo me, con una leggerezza che è disarmante, soprattutto dai ragazzi più giovani. Quindi, che dire? Innanzitutto, secondo me, c'è bisogno di fare una piccola, piccola introduzione su tutto quello che è il creato in relazione ai demoni. Eccoci qua dunque con la prima parte. Una visione del tutto. Mi vorrei collegare al fatto che, buonasera intanto Gnoma, grazie per essere super presente. Mi vorrei collegare al fatto che il titolo della diretta di stasera è Ragionare è meglio di credere. Sembrerebbe quasi essere un approccio scientifico. In realtà un approccio scientifico nella catalogazione dei demoni, eccetera, esiste, almeno dal punto di vista del divertimento, potremmo dire. E ciò ha divertito, vi assicuro, non soltanto persone poco raccomandabili con la barba rossa, ma ha divertito assolutamente una marea di preti nella storia. Anche perché sono esattamente loro, tra l'altro, che hanno dato uno dei contributi maggiori. Ma una visione del tutto, parte prima. Che cosa intendo con ciò? È importante incominciare, secondo me, a parlare di qual è l'origine del demone nel momento in cui noi vogliamo andare a provare a distinguerla dalla divinità. Perché questa sembra una cosa scontata nell'ambiente cristiano in cui noi cresciamo. O se vogliamo in un ambiente ebraico, o volendo ancora in un ambiente islamico, sembrerebbe essere qualcosa di scontato, ma in realtà se andiamo a vedere la storia dei popoli che sono cresciuti sul nostro pianeta a partire da 7.000-6.000 anni fa, 7.000-6.000 anni prima di Cristo, in realtà non è così scontato.
Non è assolutamente scontato voler considerare il demone come un'entità negativa opposta alla divinità. Non è neanche così scontato riuscire a definire una reale distanza tra le due entità. Tant'è vero che nella maggior parte dei casi, e io incomincio a fare riferimento ai Deva, ovvero a quegli esseri che vengono a essere considerati che vengono considerati come degli esseri angelici, potremmo dire, se vogliamo dargli una definizione alla cristiana, presenti all'interno dei Veda e quindi nelle antichissime tradizioni degli Ari, che diventarono poi tradizioni del brahmanesimo e poi in seguito dell'induismo, in realtà la presenza di una serie di entità che potremmo definire sovrannaturali, e che avremo modo anche eventualmente di ricercare leggermente come entità aliene, anche se non è questo lo scopo della serata, ovviamente, non hanno sostanzialmente una vera e propria divisione fra bene e male, almeno fino a un certo punto della storia, in particolare per quanto riguarda l'induismo, esattamente fino a quest'ultima parte che procede fino a oggi all'interno della cultura orientale. Nella cultura dei Veda antichi, in realtà, la divisione tra quelli che sono gli esseri, i Deva, suppostamente esseri elevati e positivi, e la divisione con gli Asura, un termine che normalmente viene utilizzato oggigiorno per definire sia nel racconto della cultura sia nei videogiochi degli esseri negativi, non esisteva, erano addirittura intercambiabili. Noi possiamo andare a vedere delle rappresentazioni di quelle che sono semplicemente le divinità principali della storia che possiamo leggere nei Veda, della Bhagavad Gita. Nei racconti che riguardano il primo contatto, ecco, con degli esseri sovrannaturali da parte degli uomini, oppure, per chi la vuole vedere in un'altra maniera, la vera e propria creazione degli uomini da parte di esseri sovrannaturali, abbiamo per esempio questo personaggio che si chiama Indra in una delle tantissime rappresentazioni, che è la rappresentazione del dio solare più importante descritto all'interno dei Veda, nei tantissimi passaggi che ci sono dei Veda, e del suo, fra virgolette, corrispettivo notturno, ovvero Varuna, abbiamo una definizione all'interno dei Veda, inizialmente per entrambi, di Deva o di Asura, che era assolutamente interscambiabile. Semplicemente abbiamo un essere, nel primo caso, che sottende a tutte quelle che sono le abilità e le attività del giorno, con tutto ciò che riguarda questo in relazione alla vita umana. Dall'altra parte abbiamo un essere che sottende alle attività della notte. Nel secondo caso, tra l'altro, abbiamo un essere che ha una prima definizione fondamentalmente etica. Apparirebbe agli occhi di un cristiano, nella classico dualismo, di avere una divinità positiva e una divinità negativa semplicemente perché abbiamo luce e buio. Ma questo tipo di dualismo, che si ripeterà in realtà nella stragrande maggioranza delle civiltà antiche, è un dualismo che in realtà non identifica necessariamente una nobiltà superiore da parte di queste due di questi due personaggi rispetto a tutta una serie di altre divinità che si trovano nel Pantheon degli Ari e che si trovano descritte all'interno dei Veda, se non semplicemente per un motivo principale. Indra, la divinità della luce del sole, ha aggredito con il Vajra, cioè con la folgore, il serpente che teneva avvolto l'universo e da cui è riuscita sostanzialmente a far sgorgare le acque per ottenere la creazione. Il Varuna, la nostra divinità Varuna, la seconda che vi ho fatto vedere, invece sottende a tutte quelle attività notturne, ma ha già una identificazione morale. Il fatto che venga definito come un Asura o come un Deva, puro o non puro, puro o impuro, legato al giusto, allo sbagliato, in realtà avverrà decisamente dopo e soprattutto nel momento in cui avverrà la definizione, l'inizio del cammino
di quella che è la nobiltà d'animo e di spirito e del ricongiungimento allo spirito universale. Tutta questa cosa io ve la dico all'inizio perché questo tipo di dualismo e poi il politeismo, indipendentemente dal valore che viene dato alle varie divinità, viene ritrovata tranquillamente anche in tutte quelle civiltà antiche, come per esempio la civiltà Olmeca, Tolteca e poi Azteca, in cui abbiamo per esempio Quetzalcoatl, in questo caso che è gemello di Xolotl. Entrambi rivestono una posizione di, fra virgolette, luce e notte, per tutto ciò che riguarda le abilità e le attività dell'uomo. E tra l'altro, io ve la getto lì, c'è anche una curiosa corrispondenza fra il fatto che esiste, per esempio, il comando del Vajra, del fulmine, qualcuno potrebbe dire, se volessimo citare il nostro Malangone, qualcuno potrebbe voler dire, per esempio, dei raggi laser, perché potrebbero essere scesi da quelli che nei Veda vengono definiti come i Vimana, cioè quei veicoli a 2, 4, 8 motori che si vedevano sfrecciare circa 8.000 anni fa, cioè un quarto del giro della nostra Terra attorno al centro della galassia. Questo tipo di dualismo, luce, notte, giorno-notte, bene, male, apparente, si ritrova esattamente ripetuto, così come si ritrovano esattamente ripetuti e quali vedete meglio i Vajra, che potremmo ritrovare nella bacchetta di Indra che vediamo qua all'inizio, li vedete e li ritroviamo tranquillamente in tutte quelle che sono le principali civiltà al mondo. Olmechi, Toltechi, Aztechi, in questo momento io, siccome non voglio fare una lezione e non sono nella posizione di fare una lezione di storia, li tengo uniti. Ma vado a considerare che gli Incas con la loro divinità Viracocha e gli Incas con Supai, per esempio, rappresentano ancora una volta questo tipo di dualismo che non ha sostanzialmente nessun tipo di legame con un valore positivo o negativo, anche perché la divinità Supai, che è la divinità rappresentata come la divinità del buio, del mondo della morte, del mondo delle persone che sia sono morte sia dei bambini mai nati, è una divinità che normalmente non veniva considerata dagli Incas, da quello che sappiamo, come una divinità negativa. Veniva considerata come una divinità che andava a tenere il controllo del supremo cambiamento, cioè della morte. Questo concetto di male-bene viene sicuramente introdotto in un certo momento all'interno della cultura vedica, brahmanica e induista, nel momento in cui si incomincia a parlare anche di cammino del Dharma, di cammino dell'unicità, del ritorno della correttezza dell'essere umano allo spirito puro, ma il concetto dell'avere una parte della materialità che viene eventualmente controllata, comandata, definita nelle sue caratteristiche primarie da una serie di esseri sovrannaturali, denominati eventualmente Asura nella zona dell'Oriente, non significava ancora avere una definizione di male o di bene, ma significava avere un pantheon che comprendeva quelli che noi normalmente oggi potremmo definire angeli e demoni. Ovviamente ci viene in mente, almeno a me viene in mente, e per fortuna non solo a me, che questo tipo di divisione, di dualismo abbia un progetto, abbia una finalità, abbia un obiettivo di tipo politico-sociale che potrebbe essersi sviluppato andando a integrare una serie di altri contenuti a seguito dello sviluppo della civiltà orientale nelle nostre Indie vere. Così come in tutte le altre popolazioni che sono venute a contatto magicamente con, sempre con queste due persone e tutta questa serie di servitori, anche perché è importante andare a rilevare che questo dualismo, queste personalità che noi andiamo a ritrovare,
non sono praticamente mai da sole la rappresentazione della creazione. Sono una facilitazione della creazione. Sono coloro che in qualche maniera danno il là, coloro che riescono a controllare le parti pulite, sporche, bianche, nere, luce, ombra, eventualmente buono e giusto, cattivo e sbagliato dall'altra parte, ma non sono il tutto. Il tutto nella cultura vedica, che viene sostanzialmente indicato dalla divinità Prajapati, che è colei che sottende all'interezza del creato, è qualcosa di esterno. Qualcosa di esterno che genera delle coppie duali che molto spesso sono peraltro identificate come uomo-donna, senza tutta quella schifosissima identificazione ed eliminazione, cioè identificazione solo con il maschile ed eliminazione del femminile che abbiamo poi nelle principali religioni monoteiste occidentali, che avranno evidentemente più di un motivo per generare questo tipo di interpretazione. Questo principio globale della creazione viene tra l'altro rappresentato, oltre che nei Veda, da un principio globale che viene chiamato Rta o Rita, cioè quel principio globale in cui tutto viene compreso come intrinseco nella creazione che deve da lì venire e quindi aiutata da questi esseri, così come per esempio nella creazione di un grandissimo scrittore, forse uno dei più grandi scrittori che noi abbiamo avuto, che è lo stesso Tolkien. Ve l'ho citato all'interno della presentazione della puntata su Ground Zero Channel, sul canale, ve l'ho citato perché Tolkien ha più o meno fatto la stessa cosa. Esiste un principio esterno. Esiste un principio esterno che è inconoscibile, che è fuori da spazio e tempo, che è nel vuoto totale, in cui esiste Eru, che è un po' la rappresentazione della creazione del soffio vitale globale, e poi esistono delle emanazioni. Queste emanazioni hanno luce e ombra, sono di diverse tipologie. Il concetto demoniaco, benché incominci a esistere già in termini di paura probabilmente degli esseri viventi nei confronti di alcuni di questi personaggi, ancora non viene utilizzato sostanzialmente per ottenere un controllo politico e sociale, che è quello, secondo me, che noi vorremmo ottenere o che si è voluto ottenere con le religioni monoteiste, che hanno poi, guarda caso, fatto esplodere boom, 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 la quantità di demoni che abbiamo a disposizione da poter eventualmente evocare, invocare, insomma, giocarci a scopone scientifico, tutto quello che volete, perché fondamentalmente c'è bisogno di dire abbiamo bisogno di una marea di cattivoni per poter definire che la creazione è tutta buona, che c'è un simpaticone che vuole sempre offrirti la cena, indipendentemente dal fatto che abbia la barba bianca. Ecco, quasi tutte le civiltà antiche, questo simpaticone da solo, con la barba bianca, di fronte all'enormità del creato, non ce l'aveva. Conoscevano il dualismo, conoscevano l'accettazione immediata di quello che è la vita di questi esseri sovrannaturali, indipendentemente dalla loro origine, divisi eventualmente in bene o male, in funzione di quello che sarà la loro applicazione rispetto alla vita degli uomini. Qui arriva qualcosa di diverso. Saluto Antonietta, innanzitutto, grazie per essere con noi e arriviamo alla seconda parte perché arriviamo all'ognosticismo, arriviamo a qualcosa che è una prima interpretazione, secondo me, decisamente più attiva e interessante di quello che diventerà il cristianesimo, anche se sono vissuti in contemporanea, e vediamo qualcosa che potrebbe essere veramente, veramente un grande, grande equivoco. Eccoci qua. Oh, dualismo o equivoco? Perché dualismo equivoco? Nella maggior parte dei casi, tantissime delle operazioni che venivano portate a termine da un buono o da un cattivo
se vogliamo già chiamarli così, erano in realtà sovrapposte in tantissime delle culture che noi possiamo andare a ritrovare fra i 6.000 e i 7.000 anni avanti Cristo. È successo qualcosa, evidentemente, nell'integrazione con lo spostamento a ovest. È successo qualcosa perché l'incontro di, per esempio, l'influsso persiano, l'influsso egizio, l'influsso mesopotamico, e anche lì con la Mesopotamia, probabilmente qualcuno che si è fatto vedere come unico padre di tutti gli dei, ce l'abbiamo, non sappiamo bene da dove arriva, ma qualcosa è successo. Io chiamo in causa immediatamente quella che è la visione degli gnostici, perché qui voglio incominciare a rompere i coglioni, fondamentalmente. Qui una parola ci vuole. Voglio incominciare a rompere i coglioni perché la visione gnostica vede che cosa? Vede qualcosa di simile a quello che ci ha detto anche Tolkien e che ci dice, che ci dicono i Veda antichi, una soffio vitale globale. Una esistenza della vita oltre lo spazio, il tempo e nel vuoto che emana quelli che nello gnosticismo si chiamano gli eoni, emana delle coppie. Anche qui vedete che ci riportiamo alle coppie di prima, anche se prima le avevamo viste come esseri viventi, emana delle coppie senza le quali fondamentalmente non può esserci una successiva creazione di coppie. Le coppie spesso divise in maschio-femmina. La emanazione all'interno, a partire da questa condizione iniziale, che è la condizione originaria dello spirito all'interno dell'universo, viene normalmente chiamata plenitudine divina, pleroma. Dall'uno assoluto discendono una serie di coppie. Io non voglio adesso farvi analizzare questo nel dettaglio perché non vogliamo impazzire, vogliamo anche divertirci dopo. Qual è il punto fondamentale però? Cos'è che ci dicono gli gnostici? Perché a me interessa che voi andiate a capire eventualmente cosa vi interessa e andiate a ricercarlo. Gli gnostici ci dicono qualcosa di simile a quello che abbiamo visto nei Veda. Esiste un tutto globale che è soffio di vita, che potrebbe in qualche maniera somigliare addirittura al nostro universo pieno di midichlorian in Star Wars, che a un certo punto emana una serie di coppie. Questa serie di coppie che andranno a immedesimarsi, che andranno a intervenire sulla materia, l'ultima di queste coppie, indovinate un po' come si chiama? È una coppia maschio-femmina, si chiamano Sofia e Cristo. Cristo è colui che rappresenta il soffio vitale contenuto e rappresentato dal pleroma nei confronti di tutto quello che si sta creando. Sofia è il soffio vitale senza Cristo. Sofia, l'attaccamento con la materia. Che cosa succede quando Sofia si attacca sulla materia per gli gnostici e crea le prime porzioni della realtà distaccata dalla spiritualità? Distaccata da Cristo, indipendentemente da quello che Cristo è per i cristiani. Che cosa succede? Succede che si crea il demiurgo. Chi vuole approfondire questa cosa la vada ad approfondire, probabilmente ne faremo delle puntate, magari chiamerò anche l'amico Dagon perché qua dovremo parlare anche di teosofia, se vogliamo effettivamente parlare di queste cose in maniera approfondita. A proposito, grazie Dagon per le grafiche, come al solito. Che dire, cosa succede? Sofia crea il demiurgo. Chi è il demiurgo? Il demiurgo è colui che viene definito il creatore della terra senza spirito, colui che viene definito il creatore degli esseri viventi, colui che viene definito il cattivo che ha deciso di generare la terra, tutto ciò che c'è sulla terra, gli esseri viventi senza lo spirito, distaccato dallo spirito di Cristo, il Signore della terra. Sapete chi è il signore di questo mondo, normalmente per i cristiani, che hanno avuto una grossa intelligenza nel voler staccare questa cosa e creare questo dualismo e questo equivoco? Il signore di questo mondo è Satana, Lucifero, chiamatelo come volete. Il problema è che all'interno dell'ognosticismo, è una rappresentazione che sembra essere abbastanza consistente con l'unione ambivalente delle due
caratteristiche, buono, cattivo, bianco, nero, eccetera, che abbiamo nelle religioni più antiche, beh, sembra essere esattamente quel signore della guerra, che alcuni chiamano Yahweh, che alcuni chiamano Geova, per esempio. Quindi potrebbe anche essere che non esista distinzione tra il signore della terra, Lucifero, e Geova. Potrebbe anche essere che fondamentalmente un signore che viene celebrato a mani basse da tutte le religioni monoteiste che ci sono al mondo, come il creatore del bene, come il creatore del cielo e della terra, opposto al cattivone che ci tiene legati alla materia, probabilmente non siano in realtà due cose separate. È abbastanza plausibile perché? Perché Gesù, secondo gli gnostici, viene mandato in forma materiale per ricondurre l'uomo a recuperare la propria spiritualità, cioè a tornare al pleroma, a recuperare quella spiritualità che, guarda caso, è la stessa spiritualità che abbiamo perso nei Veda, che abbiamo perso di là, che abbiamo perso nella spiritualità antica di cui si parla all'interno dei testi indiani, dei testi degli Ari. Quindi questo che cosa potrebbe voler dire? Potrebbe voler dire, e ci danno ragione anche, secondo me, tranquillamente, coloro che credono nell'ebraismo, perché sanno benissimo che il loro Dio è il Dio della guerra, e noi leggiamo sulla Bibbia che cosa è capace di fare questo Dio. Noi leggiamo che è un Dio che protegge una sola popolazione, noi leggiamo che è un Dio della guerra, è un Dio del massacro, è un Dio che vuole dei sacrifici, curiosamente similmente agli dei che ci sono dall'altra parte, diciamo in America, ecco, quella parte lì, quella con i Vajra in mano. Curiosamente, in questa maniera, insomma, c'è un Dio che non è in realtà né buono né cattivo, è semplicemente il creatore di tutto ciò che sta sulla terra, probabilmente unificato con il concetto del demone tentatore originario, perché non avrebbe senso avere un dualismo nel momento in cui abbiamo un Dio creatore di tutto che in realtà nella Bibbia, nei testi accettati e non accettati, fondamentalmente è cattivissimo. È bastardone. Cioè non c'è possibilità di sbagliarsi. Se uno vuole leggere dalla Bibbia di Re Giacomo, da questo tipo di contenuto qua, una Bibbia, probabilmente una delle Bibbie più complete e legate anche al contenuto, adesso vediamo se effettivamente ce la posso fare a trovarvela. Eccola qua, la Bibbia di Re Giacomo. Fino ai contenuti dei Vangeli apocrifi, fino a tutto ciò che non viene riconosciuto o che viene nascosto nella Chiesa, dalla Chiesa, questo Dio è fondamentalmente cattivo. Nella religione cristiana si poteva accettare il fatto che capitassero una marea di sfighe, che capitasse la cattiveria, che ci fosse questa divisione, se non ci si vuole prendere la responsabilità delle proprie azioni come avviene nelle civiltà orientali, come avviene nel Dharma delle civiltà orientali? No, evidentemente no. Da una parte ci sono gli ebrei che addirittura come gli gnostici accettano uno Spirito Santo, lo Spirito Santo che manca. Signori, Padre, Figlio e Spirito Santo, Sofia, il carattere femminile, la ricchezza spirituale dell'uomo persa. Sofia, colei che probabilmente manda il serpente per spingere l'uomo a mangiare la mela e recuperare quella spiritualità. Allora mangiare la mela probabilmente non è un errore. Allora eccolo qui l'equivoco. Allora probabilmente mangiare la mela potrebbe riportarci lì, potrebbe riportarci al tutto, potrebbe riportarci a quella spiritualità che abbiamo perso. E allora chi lo sa effettivamente che quel qualcuno in forma di serpente che ci ha detto che dovevamo mangiare la mela potrebbe non essere esattamente quel cattivone, ma le parti potrebbero essere scambiate? Se non sono la stessa persona. Chi lo sa? Rimane il fatto che perlomeno gli ebrei sanno che il loro Dio, che protegge principalmente solo loro, è un cattivone, un Dio della guerra. È veramente un cattivone, è un cannibale, un Dio che chiede sacrifici, potenti. I cristiani non potevano accettare questo perché se c'è libero arbitrio, ma in realtà non c'è responsabilità, che cosa succede? Che c'è bisogno del cattivo. Perché in una maniera o nell'altra tu sei sempre messo alla prova. Se non sei buono, 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 buono,
e sei figlio dell'unico Dio, in una maniera o nell'altra devi essere, per essere cattivo ci deve essere qualcun altro. Ecco come mai i cristiani hanno incominciato a dividere nettamente, come nessun'altra religione ha mai fatto, il mondo degli angeli e dei demoni. E hanno incominciato a farlo in maniera efficace, i cristiani sono veramente efficaci in questo. L'hanno fatto davvero in maniera eccezionale perché da lì in poi tutto ciò che si poteva recuperare delle altre religioni, di amici e nemici, eccetera, veniva immediatamente considerato qualcosa che era demoniaco. E da lì il pantheon dei demoni, come vi ho detto, aumenta in maniera esorbitante. È qualcosa di eccezionale. Abbiamo fatto un pippone della Madonna, e qui facciamo anche il bestemmione, quindi, perché così pare. Abbiamo fatto un pippone. Perché fondamentalmente dobbiamo dire che cosa? È vero, è sostenibile, è considerabile che c'è una divisione fra demoni e angeli dall'antichità, dei tempi, fino a quando noi ne sappiamo, da 7.000 anni fa. È possibile davvero considerare questa divisione? O è possibile considerare una serie di persone che lavorano all'interno della creazione? Qualcuno per la materialità, qualcuno per un ritorno allo spirito. Ma decisamente non una divisione netta. Che cosa succede? Succede che arriviamo effettivamente ai nostri demoni, arriviamo ai demoni che potremmo chiamare più moderni, adesso ne facciamo un bel racconto, adesso arriviamo alla parte più corposa, mettiamo la carne al fuoco, chi a Geova piace, decisamente. Oh, i nostri demoni, parliamo di demoni, finalmente. Parliamo di demoni. Probabilmente, ragazzi, i demoni più antichi che noi conosciamo, non possiamo chiamarla modernità, ma la possiamo chiamare epoca post-vedica. Eccolo qua. Risatone, epoca post-vedica, probabilmente i demoni più antichi sono dei demoni molto particolari che appartenevano alla cultura mesopotamica ed erano divisi in maniera abbastanza curiosa in sette. Erano degli spiriti chiamati Udug. Qualcuno di voi in realtà conoscerà uno di questi spiriti perché è stato celebrato in maniera abbastanza nota nel film L'Esorcista. Erano spiriti che vagavano nelle lande desolate, senza forma, spiriti in grado di portare malattie, spiriti in grado di far fetere l'aria, spiriti in grado di provocare cambiamenti nella personalità, spiriti mai corporeizzati, mai materializzati. Uno di questi, come vi dicevo, è il nostro amico Pazuzu, spirito dell'aria, spirito che cavalca sulle cavallette, spirito che poi verrà utilizzato per la possessione nel film L'Esorcista. Questo tipo di demone è uno dei primi. L'Udug è uno dei primissimi demoni che vengono effettivamente considerati come tali e negativamente, assolutamente in maniera negativa, in epoche antiche. Sono, più o meno corrispondenti ed esistono, sebbene esistano ancora oggi nella religione islamica, a un altro tipo di spirito, che viene chiamato jinn, dagli la parola probabilmente genio, ed è uno spirito che tra l'altro è assimilabile a quello insomma del Mille e una Notte, della lampada magica di Aladino e quant'altro. È uno spirito che viene considerato tendenzialmente negativo, ma viene considerato, è stato diciamo estremamente ridotto nella sua potenza dalla religione islamica e viene considerato non più di un fastidio. Continua ad avere una certa importanza all'interno delle religioni tribali in Nigeria o in Centrafrica, scusate, in generale. E ha la caratteristica di poter in ogni caso anche qui avere un'ambivalenza perché è in grado anche di esaudire dei desideri o di modificare il comportamento attivo delle persone inserendosi nella personalità. Una delle tipologie
dei gin più diffuse si chiama ghoul, una parola che poi venne considerata, venne utilizzata in maniera diffusa e viene utilizzata ancora oggi in maniera diffusa per definire gli spiriti divoratori di cadaveri, utilizzato tra l'altro anche nella cultura letteraria moderna o contemporanea, in questo senso. Tra l'altro esiste, ovviamente, come in tutti i casi, esiste della letteratura che dovrebbe portare a poter utilizzare i gin al giorno d'oggi per le vostre faccende domestiche. Questi erano spiriti, sono e rimangono spiriti comunque piuttosto caotici, spiriti non gerarchicamente rilevanti, perché la gerarchia, l'ordinamento, le caratteristiche proprie, come dire, un'immagine definita delle abilità avvengono principalmente, vengono introdotte chiaramente a partire dalla cabala ebraica e poi con il cristianesimo, che qui avverrà, come abbiamo già detto, una vera e propria esplosione della presenza demoniaca. I due principali demoni che sembrano essere presenti in maniera definita e riuscire a passare dalle popolazioni cananee e persiane fino al moderno concetto di demone all'interno della Chiesa Cattolica sono due personaggi molto importanti. Il primo è un personaggio che si chiama Baal, e il secondo è un personaggio, o meglio Bael, il secondo è un personaggio che si chiama Astarte. In realtà erano due divinità per i cananei. E guarda caso, ancora qui, ancora una volta, qui c'è il rispetto della differenza fra un essere maschile è un essere femminile. La dea Astarte verrà poi integrata all'interno della demonologia cristiana e diventerà il demone Astaroth. Diventerà ovviamente uno dei demoni più molesti che il cristianesimo abbia introdotto, perché comunque in qualche maniera sapete com'è. Baal, che è un personaggio molto potente anche in quella che sarà la magia demoniaca di tipo salomonico, viene comunque rispettato, nel senso che è uomo. Ok? Il cristianesimo, l'ebraismo, il cristianesimo, per non parlare dell'Islam, evidentemente non hanno una grande simpatia, non hanno una grande volontà di rispettare, insomma, quello che è il contributo femminile, per non parlare di Sofia, il contributo femminile persino nell'ambiente demoniaco. Questi due diventeranno dei demoni all'interno della religione cristiana, ma non saranno dei demoni estremamente potenti, figureranno all'interno delle gerarchie dei demoni salomonici. Quali sono le caratteristiche dei demoni? Facciamo un passo in avanti e vediamo un po' di andare a conoscere da vicino questi simpaticoni. Oh. Abilità e gerarchie. Nel momento in cui si sviluppa la religione cristiana, la ricchezza dei demoni aumenta, la Bibbia di Re Giacomo è una marea di grimori che parlano di demonologia. Le abilità dei demoni, la loro forma, il loro piano vitale, i loro obiettivi nei confronti della divinità, che in questo momento considereremo, insomma, quella dei monoteismi, perché questo è comunque l'ambiente demonologico in cui normalmente ci si trova di più nel momento in cui si vuole incominciare a studiare questo tipo di materia. Quali sono le abilità e quali sono le gerarchie? Le abilità in realtà vengono descritte all'interno di una marea di grimori e di una marea di libri a partire dal terribilissimo libro che rappresenta sostanzialmente la truffa assassina del cristianesimo storico. Il Malleus Maleficarum è il libro attraverso il quale sono state messe a morte
un miliardo di persone, okay? Accusandole di patti con il diavolo, ovviamente principalmente donne, non soltanto donne. Quali sono le caratteristiche dei demoni? I demoni sono in grado di prendere sostanzialmente qualsiasi tipo di forma, sono in grado di tentare l'uomo in maniera continuativa e in maniera ripetitiva. Sono in grado di offrire dei benefici a differenza degli angeli. Gli angeli eventualmente sviluppano una sorta di predisposizione nello spirito degli esseri umani che hanno l'anima, mentre i demoni sono eventualmente disponibili a fare patti. Il Malleus Maleficarum, così come una serie di altri grimori, come il Dizionario Infernale di Simon Collin de Plancy, che tra l'altro presenta una marea di bellissime rappresentazioni pittoriche dei demoni uno per uno, il Gran Grimorio, come il Grimorio di Papa Onorio, con vabbè, un racconto dei più rari segreti. Tutto questo tipo di contenuti, prima di arrivare ai due che ci interessano di più, ci dicono tanto dei demoni, ci dicono di quelle che sono le loro abilità. E principalmente ci dicono le maniere, le motivazioni per cui hanno deciso di lasciare il cospetto di Dio e hanno deciso di occuparsi un po' dei fatti propri e un po' di quella che è la gestione del piano materiale, quindi la cura del piano materiale, la crescita del piano materiale e l'accompagnamento di coloro che consapevolmente vogliono eventualmente mantenersi nel piano materiale per ottenere dei vantaggi dai patti e da ciò che essi possono offrire. Quali sono le caratteristiche dei demoni? Ce ne sono parecchie a partire da quelle estetiche. Quella più particolare che a me piace citare perché rappresenta un pochettino la parte più ridicola del modo in cui il cristianesimo ha voluto definire il demone, è quella di avergli donato delle corna. Un po' perché viene recuperata la figura di Moloch, demone cartaginese, così come viene recuperata la divinità Bafometto, che tra l'altro veniva adorata dai Cavalieri Templari, così come una marea di altre rappresentazioni di demoni hanno le corna, al di là delle ali mantenute o meno e delle altre rappresentazioni grottesche. Perché hanno le corna? Perché evidentemente quella hubris, quella volontà di potenza animale rappresentata dagli spiriti più bassi, dagli istinti più bassi dell'uomo, viene ovviamente relegata all'interno di spiriti che sono sì alla protezione e alla cura del piano materiale, ma non sono assolutamente degli spiriti terra-terra, proprio per niente. Sono nella maggior parte dei casi il corrispettivo e in alcuni casi la rappresentazione di una porzione fra i più potenti angeli di Dio che hanno deciso di lasciare il suo fianco. In parte hanno deciso di lasciare il suo fianco perché? Perché la creazione e la decisione di dover adorare, per esempio, un essere umano creato da Dio in confronto alla eccezionalità della posizione degli angeli nel cosmo non venne evidentemente accettata. Innanzitutto non venne accettata dal nostro amico principale, quello che noi tendenzialmente consideriamo essere il diavolo, consideriamo essere il principe del nostro mondo, il principe della terra, il principe delle tenebre, il principe dell'orgoglio, ovvero Lucifero. Dove risiedono i demoni che andremo a vedere, di cui andremo a vedere le caratteristiche? Tendenzialmente risiedono in lande desolate, ci viene descritto da alcuni dei grimori più antichi e dalle rappresentazioni in particolare della demonologia del re Giacomo. Andiamo a vedere se possiamo recuperare immediatamente, ma no, anzi, procediamo. Stanno nelle lande desolate perché fondamentalmente esistono
dei luoghi al di fuori dello spazio, del tempo e della materialità che sono a loro, sono in cui sono obbligati a risiedere nel momento in cui hanno deciso di non guardare la luce di Dio, ma i punti, i posti, gli ambienti in cui i demoni normalmente si trovano a proprio agio in maniera più efficace sono ovviamente i corpi di quegli esseri umani che vorrebbero eventualmente possedere, con cui vorrebbero unirsi carnalmente, con cui vorrebbero fare dei patti, con cui vorrebbero sviluppare una modifica della materialità. La loro capacità di cambiare forma, di ottenere obiettivi differenti, di avere voci differenti, di essere estremamente piacevoli agli occhi degli uomini ed eventualmente anche il loro sesso è estremamente mutevole, anche se nella maggior parte dei casi i demoni tenderebbero a quanto pare a essere di sesso maschile. Questo vale anche per quei demoni che vengono chiamati succubi differentemente dagli incubi. I succubi, considerati come demoni femminili o con incarnazione o visibilità femminile in grado di essere di andare a piagare gli esseri umani di sesso maschile per ottenere dello sperma e poi trasformarsi in incubi per andare a fecondare una donna e ottenere quindi una prima genia di demoni con esseri umani, beh, anche quelli, anche i succubi, anche se l'avete visto nei film, anche se l'avete sentito nominare, non è esattamente così. Sono sostanzialmente tutti maschi o senza sesso, quindi anche chi si è fatto dei viaggi eventualmente di un bel succubo o succube che lo venga a trovare di notte per ottenere questo tipo di attenzioni, vi assicuro che non si riesce a ottenere questo tipo di soddisfazione. Quali sono i poteri e le abilità dei demoni? Qui bisogna entrare all'interno delle classificazioni che variano per tipologia di potere, per tipologia di luogo di residenza e per tipologia di dipendenza dalla posizione che occupavano in cielo. Una delle prime gerarchie, una delle prime divisioni che venne portata avanti e sviluppata fu quella dello scritto The Lantern of Light, che è uno scritto del 1400. Uno scritto che in piena allineamento con quella che è la cultura cristiana tende a gerarchizzare i demoni e in particolare i sette arcidemoni, così come gli arcangeli, in funzione dei vizi capitali. Adesso andiamo a vedere qualcuno di questi simpaticoni, perché la divisione e la gerarchia è estremamente chiara secondo The Lantern of Light ed è una gerarchia sviluppata appunto secondo i vizi capitali. Quali sono i vizi capitali e quali sono i nostri demoni principali? Quelli che vengono chiamati i sette principi dell'inferno. Il primo principe dell'inferno. Il primo principe dell'inferno è un principe che si chiama Lucifero. Penso che sia conosciuto un po' da tutti, viene sponsorizzato in maniera abbastanza evidente, è il principe dell'orgoglio, partecipa a un sacco di cast televisivi, da quello che so, in maniera decisamente impropria, è ovviamente il primo, ed esattamente il primo dei primi tre ad avere lasciato il fianco di Dio. Viene identificato da The Lantern of Light, scritto del 1400, come il principe dell'orgoglio. Vizio capitale numero uno. Il secondo arcidemone è Leviatano. Leviatano è l'arcidemone legato all'acqua ed è l'arcidemone legato al vizio capitale dell'invidia. È un altro dei primi tre che hanno lasciato il fianco di Dio. È un demone che normalmente non ha una rappresentazione, ovviamente io ho cercato di differenziare un pochettino le figure che vi faccio vedere per non attingere semplicemente a quello che è il dizionario di Colin de Plancy,
Il Leviatano viene considerato anche una creatura mitica acquatica anche all'interno della Kabbalah e della tradizione ebraica. Nonostante tutto, viene considerato in questo tipo di classificazione uno dei sette principi, la prima delle modalità di classificazione dei sette demoni più importanti. Il terzo demone più importante, ebbene sì, è il signor Satana, principe dell'ira. È vero, Satana e Lucifero non sono la stessa cosa. In termini demonologici e in termini di cultura cristiana non sono la stessa cosa. Quindi questa cosa va dimenticata, c'è un altro grosso equivoco riguardo a ciò, ma ciò non è vero. Satana è decisamente più malmostoso di Lucifero. Satana è decisamente una persona incline ad arrabbiarsi facilmente ed è per questo che è il principe dell'ira. Il quarto, beh, è uno dei più ridicoli per quanto riguarda la rappresentazione del dizionario di Collin de Plessis, ed è Belphegor. Belphegor è il demone, veniva rappresentato come l'angelo più ozioso di tutti gli angeli. Però non c'aveva voglia di fare un cazzo, fondamentalmente. L'angelo dell'ozio, l'angelo, il principe della lascivia, Belphegor, un personaggio decisamente poco raccomandabile, ma tendenzialmente anche più facilmente trattabile, se vogliamo parlare di demonologia in termini seri, perché si tratta di un demone decisamente decisamente poco incline a trascendere il piano materiale. Il quinto è uno dei miei preferiti in termini di rappresentazione, Mammon, detto anche Mammona. Questo è eccezionale perché è un angelo che cosa faceva quando era nel paradiso e al cospetto di Dio? Invece che guardare la luce di Dio, lui guardava per terra, i pavimenti lastricati d'oro, è ovviamente il principe dell'avarizia, il principe del vizio capitale dell'avarizia. Il sesto è il principe delle mosche. Il principe delle mosche è Belzebù. Normalmente viene rappresentato al di là di Collin de Plessis e in generale con questo tipo di rappresentazione visuale. Belzebù, oltre a essere il principe delle mosche, viene considerato un parente del demone di uno degli Udug mesopotamici che abbiamo visto prima. È in grado sostanzialmente di controllare le tempeste, i venti ed è il sesto principe fra i vizi capitali dell'inferno, il sesto personaggio ed è stranamente, lo direste dall'immagine che ha, il principe della gola. Il settimo è probabilmente il più divertente perché, come vedete, è una chimera. Si chiama Asmodeo. Asmodeus, ed è una chimera mista perché ci ritrovate delle fattezze di dragone, di essere umano, di toro, di rospo, di leone, di capro, c'è tutto qua dentro e eccezionalmente è il principe della lussuria. Questa è la classificazione dei sette principi dell'inferno, dei sette demoni più potenti che prosegue dal dizionario del Lantern of Light del 1400. Non è l'unica maniera che viene utilizzata per classificare i demoni, ce ne sono di più interessanti, o meglio, che vanno a introdurre delle caratteristiche più particolari all'interno del mondo dei demoni, che secondo me sono fondamentali se vogliamo essere estremamente dettagliati nel lavoro che stiamo facendo questa sera, almeno di un approccio, diciamo, demonologia 1. Vi ho fatto un paio di slide, una gerarchia o una divisione importante dei demoni è definita dal monaco bizantino Michael Psellos nel 1100 circa e li definisce in funzione della loro zona di residenza e degli istinti, o meglio, della capacità che hanno di interagire con gli esseri umani. Le categorie che vedete sono sei,
Abbiamo nella prima categoria l'elirium che risiedono nell'etere, gli spiriti aerei che risiedono nell'atmosfera e gli altri sono facilmente spiegabili dai loro nomi: terrestri, marini, sotterranei e lucifugi. Lucifugi sono quegli spiriti che risiedono nelle zone più basse dell'inferno e sono fondamentalmente quegli spiriti che hanno una capacità di interagire con gli esseri umani radicalmente opposta rispetto ai Lelirium che risiedono nell'etere. Vuol dire che dall'etere alla più bassa zona dell'inferno abbiamo una potenza di interazione che è gradualmente più alta fino alla più bassa. Sostanzialmente i Lelirium sono quelli in grado di provocare delle mutazioni nell'animo profondo degli esseri umani, nella mente profonda degli esseri umani, fino alla loro fede reale nella spiritualità globale del creato. I Lucifugi sono quelli più in basso, sono quelli che sono soltanto in grado, secondo quella che è la gerarchia di Psellos, di intervenire in maniera materiale, di fare dei versi, di rappresentarsi eventualmente come delle incarnazioni estremamente volgari. Non si arriva neanche ad avere un livello di percezione, di percezione del mondo materiale, di interazione con il mondo materiale simile, per intenderci, a quello dei vampiri. I vampiri potrebbero risiedere, secondo la tradizione, all'interno della categoria degli spiriti di tipo terrestre. Questa è una categorizzazione molto importante, secondo me, perché rappresenta, unitamente a quelle che saranno poi le schiere dei demoni all'interno della magia salomonica, che andremo a trattare tra poco, rappresentano un chiaro parallelismo fra zone di residenza e potenza dello spirito. Una rappresentazione ugualmente interessante viene fatta dallo stesso Re Giacomo, della Bibbia di Re Giacomo, che scrisse un testo chiamato semplicemente Demonologia. Una divisione che appare leggermente più scarna, leggermente più semplificata. Buonasera Ale, intanto scusatemi se non sono più stato dietro ai messaggi, ma sono partito, pam, via. Grazie Antonietta, grazie Gnoma. Allora, una divisione più scarna, più semplificata, fatta da Re Giacomo, ma non per questo meno interessante, soprattutto in termini di quelle che saranno le funzioni degli spiriti, in termini di evocazione, di invocazione e di possessione, è quella definita dal Re Giacomo, appunto. Classificazione per tipologia di manifestazione. I demoni vengono divisi in quattro categorie fondamentali. La categoria degli spettri, quella che normalmente nella volgarità potrebbe essere definita uno spirito che arriva ad infestare anche una casa, oltre che a infestare un oggetto. Non dimenticate che i demoni sono tranquillamente in grado di sentirsi a proprio agio all'interno dei corpi umani, per quella che è la tradizione, così come all'interno dei corpi animali, così come all'interno degli idoli. Quindi è assolutamente possibile avere un trasporto di una spiritualità di tipo demoniaco all'interno di un idolo, all'interno di un oggetto entro il quale eventualmente malauguratamente si è deciso di richiamarlo. Quindi questa è una cosa molto importante. Lo spectrum, gli spectra sono in grado di fare di mantenersi all'interno di uno spazio definito e rimanerci anche per centinaia di anni. E probabilmente sono la porzione più inattaccabile dagli esorcismi, perché tendenzialmente gli spectra sono spiriti che non hanno avuto un'incarnazione fisica o che l'hanno avuta, ma che non hanno avuto un posto all'interno delle cerchie celesti. Le ossessioni sono quegli spiriti, porzione numero due, sono quegli spiriti che tendono ad attaccarsi invece a un essere umano. Avete mai sentito quella differenza che viene raccontata all'interno dei film horror in cui c'è un demone che rimane all'interno di una casa, di un hotel, di una stanza?
e un demone invece che, qualora venga evocato, tende a seguire la persona che lo ha evocato, che lo abbia evocata in maniera volontaria o involontaria. Ecco, questa è una differenza determinante, determinata dal nostro Re Giacomo, una differenza fra spettra e ossessioni. Quando passiamo a livello superiore, passiamo a livello delle possessioni, è uno spirito demoniaco in grado di fare una interazione profonda con, adesso ho letto il messaggio Silvani, adesso ti rispondo, è in grado di fare un'interazione profonda con gli esseri umani al punto di poter prendere il controllo degli stati volontari, involontari, della comunicazione, delle manifestazioni di violenza, fino all'estremo sacrificio della persona che viene posseduta. La possessione. Lo spirito in grado di fare possessione è in grado eventualmente di continuare a circuire l'impossessato per mesi, per anni e di poterlo attaccare più e più volte in maniera continuativa. L'ultima porzione è quella di fate illusioni. Le fate illusioni, qualcuno ci fa ricadere all'interno il concetto fra fatte illusioni di succubi e incubi, quindi coloro che in forma di spirito femminile o spirito maschile vanno a ossessionare o meglio a interagire con gli esseri umani durante la notte per fare delle congiunzioni carnali che possono anche portare alla generazione di nuove stirpi di demoni. Fatte illusioni vengono considerate la maggior parte di quegli spiriti in grado di prendere possesso di corpi umani per una porzione limitata di tempo e utilizzarli a scopi di divertimento o di lussuria, oppure tendenzialmente esseri che riescono a costruirsi una porzione materiale per andare a interagire con gli esseri umani in termini materiali. Silvania, secondo me. Allora, io sto parlando di una certa quantità di testi antichi e non sono ancora arrivato al meglio, questa puntata probabilmente sarà un po' più lunga del solito. Tra l'altro ho fatto un'introduzione per quella che era la mia conoscenza e per quelli che sono i miei interessi su quella che era la non divisione fra demoni e divinità, soprattutto per quanto concerne le civiltà antiche. È ovvio che sto parlando di scritti antichi, è ovvio che adesso parlerò di altri grimori, parlerò anche di grimori e ce ne sono centinaia che servono per l'invocazione, l'evocazione dei demoni e l'utilizzo di un processo di interazione col demone per ottenere dei vantaggi personali. Il fatto che io creda che esistano degli spiriti che possono interagire con la materia e che sono la rappresentazione di una porzione dello spirito globale dell'universo è indubitabile. Io ci credo. Quanto io possa credere, quanto possa mettere in campo, quanto possa avere un legame con queste tradizioni in termini materiali, ovviamente non lo posso esprimere, soprattutto perché parzialmente non verrei creduto, secondariamente non mi sembra il caso perché io non sto facendo, questa è una cosa che non ho detto all'inizio, non ho messo neanche il banner, io non sto facendo pubblicità, non vi sto dicendo di cercare questi grimori per ottenere dei risultati, non vi sto dicendo di tentare di evocare demoni o spiriti di questo genere, sto semplicemente facendo una rappresentazione di quello che, almeno di parte di quello che conosco del mondo dei demoni, che secondo me è estremamente interessante. La risposta secca è sì, ci credo. La risposta un po' meno secca è probabilmente, secondo me, non si tratta di spiriti così come vengono raccontati nelle religioni, ma più probabilmente di forme extradimensionali dello spirito che alcuni chiamano alieni. Scusatemi, questo non è il mio caso, ma potrebbe essere così. Per quanto mi riguarda, sono una porzione dello spirito globale e possono interagire con la materia e possono provocare un mantenimento dell'uomo all'interno della materia, anche forzato. Si può invocare anche involontariamente, Antonietta? Allora, si può invocare involontariamente. Se vai a chiedere
al nostro amico padre Amort, al nostro padre Amort, che secondo lui anche ascoltare una canzone di Marilyn Manson potrebbe richiamare il diavolo attorno a noi che magicamente ci tira una pinzata del culo. Tra l'altro non ho preso una foto di padre Amort, adesso cercherò di tirarla fuori prima della fine. Esorcista eccezionale, ma secondo me esorcista. Vabbè, non voglio esprimermi. Invocare in particolare involontariamente, perché c'è una differenza tra invocazione ed evocazione. Invocare, ovvero sia evocare che contemporaneamente utilizzare e andare in collaborazione con lo spirito involontariamente, secondo me, è una cosa impossibile, almeno in quello che io conosco, quello che ho, quello di cui ho sentito parlare, quello che ho visto, eccetera. Non credo che sia possibile. È un minimo di collaborazione volontaria in realtà rispetto a quello che poi c'è sempre. Ho assistito a un esorcismo, sarebbe bello saperne di più, decisamente. Credere esclude la conoscenza. Oh, che bella frase! Guarda, è quello che io sto ripetendo da 3 anni, sai, Silvania? È esattamente quello che sto ripetendo da 3 anni. Credere, ovvero inserirsi all'interno di un meccanismo di presupposizione, ti permette di credere tranquillamente qualsiasi cosa senza volerla provare, cioè ti permette di credere che effettivamente i porcini non fanno male, che le amanite muscarie e le amanite falloidi ti fanno male, ti permette di credere che la Terra sia piatta o che sia sferica, ti permette di credere che gli uomini siano andati sulla Luna, ti permette di credere che sia necessario prendere una tal medicina per curarti dall'influenza, per esempio, e poi morire come un pirla. Ovviamente il mio credere è una questione di avere la sensazione spirituale profonda, di avere un legame con qualcosa che va oltre la materialità. Quindi in questo senso, se la tua era una provocazione, l'accolgo, ma il mio non è un credere in quel senso, è avere la sensazione che esista qualcosa di più della materia. Ecco, decisamente sì. Ciao, Ditin Dips, ciao, boys, PNLL, non so chi tu sia, ma PNL, Boys Don't Cry, spero di no, in realtà vedremo se vorrai dirci qualcosa, grazie Antonietta, non so riguardo a cosa, ma bene, fate tutte le vostre domande perché per me è veramente graditissimo e procediamo a un altro livello di classificazione prima di andare all'ultima porzione della nostra puntata. Ovvero parliamo di ciò che è stato introdotto all'interno della classificazione demonologica dal re Salomone, ovvero il re che costruì il tempio. Il re che grazie a questo anello riuscì a invocare 72 demoni differenti a metterli al suo servizio, l'anello ovviamente con la stella di Israele, alla manipolazione, PNL, ok, programmazione neurolinguistica, scusami, non ti avevo acchiappato, fantastico, programmazione neurolinguistica può darsi. Non chiedo, avvaloro i miei percorsi deduttivi. Se ti vuoi spiegare meglio, potrò darti un mio parere, ovviamente. Oh, che bello! Siamo arrivati alla magia salomonica ed è arrivato il nostro fucking supereroe, Matteo Galantini. Ciao, ciao, ciao Matteo, grandissimo, grazie per essere qua. No, perché non ti devo calcolare? Cioè, se c'è qualcosa che riguarda la programmazione neurolinguistica che può essere legato anche alla gestione delle evocazioni o delle invocazioni, perché no? Tutto sommato ci sono delle cose che assomigliano alla programmazione neurolinguistica in alcuni dei processi che vedremo dopo per quanto riguarda le evocazioni. Quindi, secondo me, è una cosa che può avere un valore. Matteo, grandissimo. Eravamo arrivati alla magia salomonica. Colui che costruì il tempio, teoricamente, secondo il suo testamento,
e quella che viene chiamata la piccola chiave di Salomone, ovvero tutto ciò che comprende l'arte, quella che viene chiamata l'ars goetia, ovvero l'arte di trattare con gli spiriti oscuri da parte del re Salomone. Teoricamente il re Salomone ha utilizzato questi 72 spiriti che appartengono all'inferno e che sono regolati diversamente rispetto alle regolazioni che abbiamo visto finora, perché la regolazione avviene attraverso i punti cardinali. All'interno della chiave di Salomone, tra l'altro questa è in un'edizione meravigliosa di Sebastiano Fusco, che io cito sempre perché Sebastiano Fusco è un grande letterato, un grande conoscitore di esoterismo, di magia salomonica e soprattutto un grande, esperto di Lovecraft. E in particolare ve lo consiglio, tra l'altro ve lo faccio vedere, decisamente, secondo me è un libro che in chiave di interpretazione, oltre che dai contenuti che ha al suo interno per quanto concerne la magia salomonica, è veramente, veramente, veramente interessante. Ma guarda un po', proprio oggi mi ero messo a studiare sui 72 sigilli. Oh, che bello! Abbiamo appena introdotto, buonasera anche a te Giulio, abbiamo appena introdotto la magia salomonica. Innanzitutto parliamo della divisione. La divisione degli spiriti che fece Salomone è basata su un sistema differente da quello che è il sistema che abbiamo visto finora, ovvero quello dei principi dei vizi capitali, piuttosto che la divisione di Psellos, fondata sui luoghi di residenza e sugli istinti e sulle interazioni e sulla potenza. È differente ancora da quella di Re Giacomo in termini di tipologia di manifestazione. Grandissima, e beh, chi non adora per fortuna Dietro le montagne della follia di Lovecraft. Abbiamo una divisione che per quanto concerne il re Salomone, che è basata sui punti cardinali, ovvero non abbiamo i principi dell'inferno, sebbene vengano considerati come arciprincipi o i demoni principali vengono mantenuti come quelli che abbiamo citato prima, senza sostanzialmente alcuna distinzione, ma ne abbiamo quattro. Abbiamo il re del nord, ovvero Ziminiar. Abbiamo il re dell'Ovest, scusate, ve lo ingrandisco un pochettino, che è Corson. Questi sono due demoni di cui tutta la demonologia ha pochissime informazioni in generale e anche i disegni non vengono rappresentati in maniera efficace neanche da Plansee. Poi abbiamo invece il re dell'Est, che è Amaimon e che è una persona che si scoccia molto se voi non tributate lui la giusta attenzione togliendovi il cappello quando lo invocate, ed è un personaggio molto sensibile al danaro, così come fosse estremamente legato all'ambiente dell'avarizia. E abbiamo per finire il re del sud, che è Gaap. La divisione quindi di Salomone sottende a questi quattro re dell'inferno 72 demoni, di cui vengono indicati all'interno delle varie versioni della clavicola del re Salomone e del testamento del re Salomone i vari sigilli. Questo perché? Perché il re Salomone, ecco una visione globale dei 72 sigilli dei demoni dell'ars goetia di Salomone. Questo perché? Perché il sigillo viene considerato un po' come il nome e contemporaneamente il nome fissato allo spirito del demone che vorreste evocare. Allora, il punto è come ha fatto a costruire il tempio, come ha fatto a ottenere l'utilizzo, l'aiuto di questi 72 demoni all'interno del suo testamento e all'interno della sua conoscenza della Cabala e dell'esoterismo, il re Salomone. Lo ha fatto con un anello che abbiamo fatto vedere prima, che gli è stato donato, secondo la tradizione, dall'arcangelo Michele, un anello che veniva utilizzato per obbligare i demoni a fare quello che lui voleva. Tra l'altro, Salomone indicherà
cercate di non utilizzare la magia salomonica, che è magia di tipo alto, magia molto potente, perché prima o poi ne rimarrete schiavi di questo tipo di profitto, cosa che lui disse diventò abbastanza evidente nell'utilizzo poi dei demoni per ottenere il favore di donne, eccetera, così come facevano anche i carmelitani, tra l'altro, in ambito cristiano. Questa è un'altra cosa che tratteremo un'altra sera, perché altrimenti veramente diventa impossibile gestire la puntata. Il nome, il sigillo, è importante per gestire il demone, è importante per ricondurlo al proprio controllo, è importante per obbligarlo a fare ciò che necessitiamo. Ho visto quello che hai scritto. Sì, certo che so qualcosa della Chiesa dei Nove Angoli, non credo che ne parlerò questa sera, anche perché, ripeto, non voglio fare, come dire, non voglio fare pubblicità al satanismo in qualsiasi forma, nel senso che non voglio e sconsiglio le persone dell'andare a cercare cose che poi non possono essere controllabili, e mi riferisco a quello che dice anche proprio il nostro Sebastiano Fusco, che è una frase estremamente saggia. No, ma per carità, non c'è nessun problema nel parlare della Chiesa dei Nove Angoli, ne parleremo in un'altra sera, così come probabilmente parlerò un po' di più anche di Anton LaVey e che della Chiesa di Satana. Scusatemi. Stavolta non ho mutato il microfono, ma questo è il bello della diretta. Mi sto spaccando la gola, ma mi sto spaccando la gola per voi. Come dire, eravamo arrivati ai sigilli. I sigilli sono importanti per comandarli. I sigilli, sono importanti per ricondurre il demone al nostro controllo. Questo fu quello che fece fondamentalmente Salomone. Ovviamente l'utilizzo del semplice sigillo con la magia salomonica non può essere fatto con dei sigilli di questo genere. Il sigillo di Lucifero, ovvero del principe dell'inferno, non può essere utilizzato, può essere utilizzato con sigilli di questo genere, per esempio. Il sigillo di Andromalius è un sigillo utilizzabile per ottenere eventualmente i favori di un demone come Andromalius, così come tutti questi sigilli. Per ottenere eventualmente l'utilizzo, il controllo, l'evocazione, l'aiuto di persone decisamente più potenti all'interno dell'inferno, dovremo riferirci ad altri testi che adesso andremo a vedere. Guarda, mi collego, tra l'altro, vedo questa cosa qua perché mi ha fatto una domanda sia riguardo alla Chiesa dei Nove Angoli, sia adesso c'è Silvania che mi chiese le chiese sataniche che ci sono in America, e vari liti che profilano in ogni dove, proliferano in ogni dove, li giustifichi in bene o in male. Allora, la questione non è giustificare o no, la questione è riconoscere, secondo me, una cosa fondamentale, riconoscere il fatto che noi stiamo parlando di spiriti della materia. Noi stiamo parlando di spiriti che tendono a legare alla materia. Noi stiamo parlando di spiriti che tendono a tenerti legato all'attaccamento alla materia, e questo funziona, secondo me, nelle versioni più antiche degli spiriti che possiamo vedere in termini di cultura veramente aria, così come alle più blande sette, alle più stupide sette che ci sono. Se essere satanista, se appartenere a una chiesa dei nove angoli e avere eventualmente un riconoscimento nei confronti dei 21 precetti della Chiesa dei Nove Angoli, oppure eventualmente avere un qualsiasi legame con la Chiesa di Satana, con la relativa Bibbia di Satana di Anton LaVey, Anton Sandor LaVey, che è questo personaggio qua, di cui parleremo meglio probabilmente un'altra sera, simbolo di Baphomet con Leviatano dietro, e ancora una volta Anton LaVey. Se appartenere a una di queste chiese significa fondamentalmente voler mettere al centro, in maniera consapevole,
il fatto che tu stai mettendo, mettere al centro in maniera consapevole la tua umanità, il tuo attaccamento, la tua materialità, la tua ricerca degli scopi, la tua ricerca di benefici e eventualmente mettere in gioco un certo tipo di elevazione spirituale che potrebbe essere descritta in qualsiasi altro tipo di religione, materica o misterica, che esista al mondo, allora io li giustifico nel senso che l'importante è che non rompano i coglioni a nessuno. Nel momento in cui noi stiamo parlando della Chiesa di Satana, di Anton LaVey, di cui discepolo per esempio è anche lo stesso Marilyn Manson, che probabilmente ha usato la Chiesa di Satana più per diventare ancora più famoso che per fare altre cose, bisogna considerare che nel momento in cui non stiamo parlando di quattro deficienti, ma dietro dei boschi sopra Barese che utilizzano delle pseudoconoscenze per fare dei mezzi riti ed eventualmente ammazzare delle giovinette che nulla avevano tranne che l'interesse di andare con dei ragazzi che ascoltavano musica che ascolto anch'io, eccetera. Allora, se non si tratta di quella gentaglia lì, allora per me si tratta semplicemente di un culto come un altro e di ciò che vuoi mettere al centro tu. Quindi, se vuoi mettere al centro qualcosa di più materico o di più misterico, questa è una tua scelta. Se vuoi giocare con delle ombre più pericolose o meno pericolose, è una tua scelta. Questo è il limite di giustificazione che io posso dare. Marilyn Manson è fuffa. Marilyn Manson l'ha usato per. Rimane il fatto che è un ministro della Chiesa di Satana. È l'unico praticamente conosciuto, tranne LaVey, che è morto, perché gli altri ufficialmente non si conoscono. A causa di Charles Manson, in realtà, la Chiesa di Satana ha avuto anche una marea di perdita come dire, di riconoscimento. A questo punto arriviamo alla parte finale della nostra serata. La parte finale della nostra serata è quella più potente, per cui mi sembra di importante mandare questo banner. I contenuti di questa rubrica sono espliciti, ma non esprimo l'idea che dobbiate farlo, non esprimo l'idea che dobbiate conoscere, non esprimo l'idea soprattutto che dobbiate supportare qualcuno che lo fa perché ha letto qualcosa in internet. Io sto facendo una piccola rappresentazione di un'ora e mezza di ciò che conosco, di parte di ciò che conosco. Non utilizzate il materiale in internet, non fate minchiate, non utilizzate tavolette, non fate cose che, come dice il nostro Sebastiano Fusco, chi sa faccia, chi non sa si astenga. Questo è estremamente importante. Andiamo con l'ultima parte della nostra puntata, ovvero evocazione ed invocazione. Non si può ovviamente pensare di lasciare da parte il discorso materiale dell'utilizzo, per esempio, delle pratiche salomoniche, almeno per darne un'idea, o dell'utilizzo di pratiche luciferine. Beh, grazie, grazie mille. Era legato all'MK Ultra, non so esattamente di chi tu stia parlando, però posso immaginare ce ne sono tanti. Peccato sono entrato solo alla fine. Beh, guardala dall'inizio e poi spargila, spargila, spargila questa puntata, perché abbiamo già avuto un paio di scambi che sono veramente, veramente fighi. Ora vediamo la parte dell'invocazione, dell'evocazione dell'invocazione. Non possiamo lasciarla da parte. Abbiamo parlato dei sigilli, abbiamo parlato del re Salomone, abbiamo parlato di alcuni suoi, diciamo, misfatti, se si possono chiamare così, oppure fatti. È un fatto, scusate la super ripetizione esagerata, che anche i carmelitani, così come i Cavalieri Templari, così come una serie di altre persone, hanno utilizzato l'evocazione o con la collaborazione o l'invocazione demoniaca per ottenere dei risultati, per ottenere dei vantaggi. Nella maggior parte dei casi i vantaggi ovviamente riguardano qualcosa di materiale, ma può anche essere qualcosa di culturale, può essere qualcosa di spirituale. Non dimenticate mai che i demoni, nella maggior parte dei casi, e la Chiesa ce lo conferma, sono estremamente devoti alla parte spirituale di Padre, Figlio e Spirito Santo, ovvero il Figlio.
La parte più importante, la parte che è scesa in terra, è quella che ha fatto i demoni prostrare. Molti demoni, a tutti gli effetti, sono devoti a Dio. Quindi non è assolutamente vero dire che tutti i demoni sono cattivi, e ho cercato di fare una lunga introduzione all'inizio, non è vero dire che tutti i demoni sono necessariamente, come dire, deleteri. Certo è che invocarli è una responsabilità che una persona prende in funzione della propria conoscenza, della propria saggezza e della propria sicurezza. Attraverso le tecniche di richiamo degli spiriti che è possibile ritrovare all'interno della clavicola di Re Salomone e anche di un libro che si chiama Il Drago Rosso. Un libro che è fatto teoricamente apposta, uno dei delle rappresentazioni più potenti delle tecniche di evocazione di Lucifero stesso, probabilmente teoricamente scoperto nel 1750 all'interno della tomba di Re Salomone. Questa dovrebbe essere la versione originale, ma ancora una volta, come spesso accade, questo tipo di materiale è conservato in originale dalla Chiesa e basta, e probabilmente è stata già abbastanza modificata. Che cosa vuole fare una persona che vuole invocare un demone? Mi raccomando, mandiamo di nuovo il banner. Che cosa vuole fare una persona che vuole invocare un demone? Deve fornirsi fondamentalmente di tre cose. Materiale per poter fare dei segni sul terreno, ovvero un cerchio salomonico in cui risiederà, in cui si accovaccerà, un triangolo in cui teoricamente invocheremo lo spirito davanti a noi, una serie di oggetti che possono fungere da comando e da offerta nei confronti del demone, e tutto ciò, tutta la serie di invocazioni necessarie a richiamare il demone, anche perché nella maggior parte dei casi è necessario richiamare tutta la gerarchia dei demoni che stanno al di sopra del demone che vogliamo invocare, e ovviamente il sigillo, perché senza il sigillo, che rappresenta il nome, che rappresenta il centro della volontà del demone, non si può ottenere questo. Teoricamente, all'interno del cerchio salomonico, attraverso l'offerta delle preghiere rituali, attraverso l'offerta delle preghiere gerarchiche, attraverso l'invocazione e l'utilizzo del sigillo che va portato in petto e poi buttato all'interno del triangolo ove teoricamente dovrebbe materializzarsi il demone, dovremmo ottenere l'apparizione del demone stesso, pronto eventualmente a servirci, pronto a truffarci, pronto a mentirci, pronto eventualmente a possederci se noi non abbiamo la saggezza, ripeto, la conoscenza e la sicurezza di quello che stiamo facendo. I pericoli sono evidentemente abbastanza chiari. La procedura di per sé è abbastanza semplice. Si utilizzano dei materiali che possono essere utilizzati come offerta per evitare che il demone possa in qualche maniera voler utilizzare noi e voler ribaltare verso di noi la richiesta che facciamo, e potremmo utilizzare le sue capacità. Le sue capacità sono la conoscenza di specifiche materie, più o meno specifiche, la conoscenza dei piani materiali, il vantaggio in amore, lussuria, materiale, tesori, anche se i tesori ovviamente tendenzialmente sono metaforici, o qualsiasi altra richiesta che è di competenza del demone, normalmente abbondantemente spiegato all'interno della chiave di Salomone. Buonasera, buonasera, buonasera Luca, grandissimo. Stasera abbiamo una bella interazione. Morgana, conservato dalla Chiesa o tenuto bene nascosto? Tenuto bene nascosto e modificato, ovviamente. 80 km di biblioteca e 16 distretti. Bellissima, parleremo della casa Winchester, tra l'altro, parleremo della casa Winchester in una delle prossime puntate. Che dire, stasera stiamo tirando veramente lungo, ma era difficile. Difficile veramente non tirare così lungo. Volete andare oltre volete andare oltre all'evocazione di un semplice demone con cerchio salomonico, con triangolo all'interno di quelli descritti all'interno della clavicula Salomonis, Ars Goetia I72? Volete addirittura tentare di invocare Lucifero?
c'è una possibilità, invocare Lucifero ovviamente è descritto all'interno principalmente del drago rosso che vi ho fatto vedere prima. È una cosa che se già io vi sconsiglio, e sconsiglio in generale, e come dire, mi dissocio da ogni possibile utilizzo di questo materiale per comportamenti nocivi, quello che su ah, bellissimo questo. Sembri un infiltrato dell'elite, ma stai dicendo a me o stai dicendo don't DPS? Sì, vai oltre, ma non dare una ritualità completa. No, ovviamente no. Come dire, abbiamo già tirato tra l'altro lunghissime, tra poco dobbiamo chiudere, dobbiamo sentire il nostro amico direttamente tra l'altro al telefono, per cui dobbiamo proprio sentirlo al telefono. Col dragone ci sono. C'è la possibilità di offrire qualcosa al diavolo, a Lucifero, per richiedere il suo intervento, ma Lucifero andrà torturato e avrà comandato con lo scettro del comando, The Blasting Rod in inglese, per quanto riguarda il Red Dragon, andrà prima richiamato grazie a tutta quella che è la liturgia di richiamo di Lucifero, nella stessa maniera e con le stesse protezioni della magia salomonica. Andrà eventualmente richiamato e obbligato, imperando con il bastone del comando e teoricamente portando tutti gli spiriti dell'inferno a lamentarsi per la sofferenza e obbligare Lucifero a venire al nostro cospetto. Nel terzo caso dovremo invocare tutti i nomi di Dio, uno dietro l'altro, per ottenere il comando di Lucifero. Nel caso più eccezionale, quando anche tutte queste torture non funzionassero, avremo eventualmente la possibilità di utilizzare la grande evocazione della Kabbalah. Quattro tipologie di livelli per ottenere l'efficacia, per ottenere l'intervento di Lucifero stesso. Ovviamente, per quanto riguarda Lucifero, ho già detto molto riguardo alla magia salomonica, non vado oltre per quanto concerne Lucifero. L'unica cosa che mi sento di dire è che ovviamente Lucifero accetta una tipologia, per quanto riguarda la tradizione, accetta una tipologia di sacrificio in più. Mentre quasi tutti i demoni, della magia salomonica, in particolare i 72, ma anche i quattro, re, sono in grado di accettare, delle offerte in termini di incensi o di beni materiali sempre crescenti per avere il loro controllo e per non subire eventualmente delle possessioni, Lucifero è in grado eventualmente di fare con te un patto. Quel patto è abbastanza ovvio. Immagino che possiate immaginare che cosa devi cedere, a Lucifero nel momento in cui decidi di voler avere un contratto con lui senza avere nulla in cambio, senza offrirgli qualcosa in cambio che lui vuole, senza avere un sacrificio specifico che lui vuole. Come dire, siamo arrivati veramente a fare un cerchio, secondo me, abbastanza ampio. Non ho detto una cosa abbastanza importante. Attenzione alla tavola Ouija, questo è sicuro. Del Necronomicon dovremo farci una puntata. Roberto, Lucifero deve mostrare la faccia. Il problema è, cara Silvania, che Lucifero in realtà è in grado di mostrarti qualsiasi faccia voglia, quindi il problema non si pone. Anche nella Bibbia le offerte sono sempre con il fumo e nella maggior parte dei casi, ogni demone ha un proprio incenso. Non tutti i demoni hanno un incenso diverso. Non tutti i demoni hanno, per esempio, un'offerta anche di alcol, non tutti i demoni, rispetto a quanto viene detto, hanno la necessità di un'offerta di sangue, queste sono assolutamente cazzate. Normalmente c'è un'interazione che è un'interazione molto sincera, un'interazione del sai cosa chiedi, sai cosa ottieni. Questa è la cosa fondamentale. Non avevo fatto la differenza fra evocazione e invocazione, potrebbe sembrare evidente, ma magari non lo è. Evocazione, evocare lo spirito davanti a te. Invocazione, congiurare, invocazione, giurare assieme, lavorare in contemporanea, in concomitanza, in collaborazione con lo spirito. La differenza fra le due tipologie di interazione con lo spirito salomonico, no, di cui stiamo parlando, secondo me è evidente. Ok? Evocazione, invocazione.
Evocazione, invocazione. Chiunque voglia mai avvicinarsi a questo tipo di discipline, lo faccia, secondo me, con piacere di conoscenza. Ecco, prima di qualsiasi altra cosa. E soprattutto non date ascolto ai santoni, non date ascolto ai personaggi delle sette, non date ascolto a chi vi dice: ah, ti faccio evocare il demone perché ti faccio scopare di più, perché non è questo l'obiettivo. Qualsiasi cosa tu richieda di male nei confronti di un'altra persona, un demone fa un patto ma chiede qualcosa in cambio. Un demone non è un angelo, un angelo odia in maniera più o meno indiscriminata un essere umano, almeno dal punto di vista della creazione, un demone no, perché un demone tendenzialmente è un umanista, è in grado di fare patti, ma sicuramente non li fa per nulla. E sicuramente un patto fatto per il male otterrà il male. In questo senso è come parlare un po' di karma, ok? Adesso andiamo con l'ultimissima porzione e poi andiamo con i saluti. Anzi, no, prima vi faccio vedere, interessante ovviamente la chiave di Salomone che io ho in questa edizione di Sebastiano Fusco e in altre edizioni, compreso anche il Testamento, molto interessante. Interessante un libro di Madame Blavatsky. Origine occulta della razza umana e antropogenesi, Madame Blavatsky, occultista, tra l'altro appena comprato in questa edizione da un amico delle edizioni mediterranee, meravigliosa. Madame Blavatsky, ne parleremo, insomma, per quanto riguarda il medianismo e l'esoterismo, veramente un libro interessante, ricomprato in modo da tenere lì e non aprire più. Un libro molto interessante. La Bibbia, la storia del diavolo raccontata da lui stesso, Tractatus Satanicus, estremamente, estremamente interessante. Vediamo se riesco a darvi qualche riferimento in più. Newton Compton, in questo caso, curato da Andrea Schlipper. La storia del diavolo raccontata da lui stesso in funzione di quello che è il suo cattivo rapporto con, fra virgolette, la gioia della creazione e la sua irriconoscenza e, giustamente, mancanza di volontà di adorare qualcuno che in scala di creazione è decisamente inferiore a lui. Assolutamente, edizioni mediterranee da tutti i punti di vista, veramente, veramente eccezionali. Poi c'è ovviamente anche il libro rosso, Eliphas Levi, Magismo, scienze occulte, esoterismo. La casa editrice del Tractatus Satanicus è Newton Compton, Don DPS. Tractatus, o oh, scusatemi, il libro rosso gestito, compilato da Eliphas Levi, esoterista, cabala, medium, eccetera, è un libro decisamente interessante in termini di magismo, di esoterismo in generale, di legamenti di amore carnali e di utilizzo delle invocazioni luciferine pure. Poi abbiamo anche un libro, l'ultimo che vi faccio vedere, che è Satana, una biografia. L'ho comprato principalmente per la copertina, l'ho visto, una biografia di nuovo relativa al rapporto fra Satana, Adamo ed Eva, o meglio, Lilith, e quello che è il suo amore-odio per la creazione e il suo essere il signore di questo mondo materiale. Adesso siamo davvero in chiusura perché abbiamo fatto 1:38 oggi, ma tutti mi perdoneranno perché mi sto veramente divertendo. Adesso abbiamo la telefonata da casa, la telefonata da casa, la telefonata da casa, la parte più divertente, ecco, diciamo. Morgana la strega, Lilith, certo, devi intervistare Paolo Franceschetti. Guarda, io vorrei avere anche lo stesso Sebastiano Fusco ospite da me. Speriamo che le cose continuino ad andare sempre, sempre meglio. In modo tale che questa cosa sia possibile, perché avere Sebastiano Fusco in linea con me, parlare magari della clavicola di Salomone, in una demonologia 2 sarebbe qualcosa di eccezionale. Allora, siamo
Siamo in chiusura e siamo alla telefonata, quindi adesso io mi tolgo uno dei miei auricolari, come al solito, e andiamo a sentire un po' che cosa succede laggiù. Perché come al solito togliamo, facciamo in modo che ci sia un pochettino di silenzio, perché questo è importante, e chiamiamo lo zio Lu e vediamo che cosa. Giustamente, è vero, lo trovi nella playlist Misteri. Ha ragione, il nostro boss ce lo dice, è già passato Paolo Franceschetti. Fantastico, esatto, esattamente. Andiamo a chiamare il nostro amico Lu e sentiamo un po' che cosa ha da dirci questa sera. Come al solito, col telefono crack apart per chiamare il diavolo. Mi raccomando, andate a vedere le opere del Teo Crack Apart su Instagram, tutta la mia pittura e la mia scrittura. Ve ne sarei veramente grato, ve ne sono grato e sono veramente fiero. Chiamiamo, chiamiamo, chiamiamo. Mi vuoi suggerire tu il numero, Don DPS? L'ho già fatto in realtà. Vediamo un po'. Oh, eccoci! Ciao Lu, com'è? Stasera abbiamo fatto puntata lunghissima, ma. Va bene, dai. Sei così aggressivo stasera. C'è tanta gente che secondo me vorrebbe parlare. Ah, mi vuoi anche rispondere? Fantastico! Vabbè, dai, dici intanto la tua, dai, dai, eccolo ragazzi, vai Lu! Teo, tu non hai idea di quanto io sia contento del fatto che finalmente hai fatto chiarezza. Comunque, guarda, neanche gli gnostici ci hanno beccato, in realtà. Io e lui, quel simpaticone là sopra, siamo fratelli, in realtà. Siamo fratelli. Semplicemente lui vuole ricondurvi tutti alla grazia. Io, principalmente, vorrei tenervi qua giù a divertirvi. Questo è il punto fondamentale. Poi ci sono almeno 6 o 7 mila anni, prima di fare un quarto di giro attorno alla galassia. Lo sapevano bene gli ariani. E lo sapevano bene sì gli ariani, un quarto di giro, siamo nel Kali Yuga, nella parte più bassa di evoluzione, fra spirito e materia. E tu te ne stai bello spaparanzato lì, magari ti guardi anche le partite del Milan. Immagino perlomeno, cioè immagino che non ci siano altre possibilità. Senti, vuoi rispondere a quella ragazza là che da Instagram mi aveva chiesto... Sì, beh, ragazzi, aveva chiesto una tizia da Instagram, aveva chiesto un incontro personale con lui. Va bene, dai, ok, eccolo qua, dai. Va bene, va bene. Guarda, volevo sgridarti per il fatto che onestamente hai parlato un po' poco del signor Lavey, però confido che farai un'altra puntata, insomma. La E per il faremo. resto, che dire, volevo salutare e ringraziare quella ragazza che aveva chiesto un appuntamento direttamente con me. Ora non so se potrò venire esattamente io, ma voglio dire, manderò un amico e ti garantisco che non ci sarà bisogno di usare quel bastone del comando. Ce lo mettiamo noi assolutamente. Dai, Teo, devo scappare. Spero che io non sia stato troppo volgare. Era un disastro, Alla Lu. prossima. Alla prossima. Sei un disastro. Va bene, dai, sei veramente, come dire, impenitente. Impenitente. Mi dicono se non ti mostrerai mai, tra l'altro. Vabbè, vedremo. Va bene. Dai, dai. Passa una buona serata. Ciao, ciao, Lu. Oh ragazzi, che dire, non si mostrerà mai Luca, non lo so, non lo so, non lo so, vedremo, può darsi di sì, può darsi di sì, chi lo sa. Io intanto vi rimetto un pochettino di sottofondo e che dire, per questa sera abbiamo veramente finito. Io vi ringrazio perché è andata crescendo.
la quantità di amici che si sono collegati con noi, che hanno interagito. Questo è il punto fondamentale. Non dico molto altro. Veramente, veramente, veramente figo. Questa è la cosa fondamentale. Vi dico, se avete un personaggio storico, una tematica preferita, richiedeteceli, richiedetemelo su Instagram, fate come preferite, oppure scrivetelo sul canale. E ovviamente vi chiedo anche di curiosare fra le opere di Crack Apart, le mie opere, su Instagram o su Telegram, dove le rivedrete. Che dire, è stata una bellissima serata, faremo sicuramente una Demonologia 2. E io vi ringrazio tutti, tutti quelli che sono arrivati nuovi, tutti quelli che sono intervenuti, tutti, 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 non vedo l'ora di arrivare a trattare ancora una volta questi argomenti, ma soprattutto vi rimando alla prossima settimana, dove tratteremo probabilmente un personaggio di quelli veramente, veramente, veramente prepotenti. Che dire, ragazzi, io vi ringrazio e vi saluto. Buonanotte dal Teo Crack Apart.